C'è poi un altro test. Questo testimone vuole mantenere l'anonimato e il rispetto, questo suo desiderio, nei limiti del possibile, ovviamente, e per l'ipotesi che qualcuno non mi costringa invece a rivelarne il nome, riferisce una circostanza particolare. Siamo nel giugno dell'82, in prossimità del luogo dove avviene il delitto cosiddetto di Baccaiano, vicino a questo torrente Virginio. Per l'esattezza siamo nella strada principale del paese di Cerbaia, che dista dal luogo dove avviene il delitto più o meno 1,5 km. Ebbene, è la festa grande del paese e la strada è deserta perché tutto il popolo è alla funzione religiosa in attesa della processione e il testimone esce dalla casa e vede arrivare alla direzione di Firenze una macchina che si comporta in modo strano, perché prosegue a passo d'uomo, quasi, dice il testimone, in perlustrazione. Questa macchina gli passa davanti a pochi centimetri, lui è uscito da poco dalla propria abitazione, e quando il suo sguardo incrocia quello del guidatore, questo testimone, ha modo di accorgersi come colui che guida si senta più che imbarazzato, estremamente a disagio di essere visto, tanto da abbassare la testa e rigidirsi sullo sterzo e successivamente controllare lo specchietto retrovisore se per caso questo passante non lo sta continuando a guardare. E siamo a un tempo cronologico pochissimo distante dal delitto, massimo una mezz'ora. E infine l'osservazione più straordinaria di questo test. La macchina è una macchina che porta sulla fiancata la scritta Polizia. E il guidatore è solo, cosa straordinaria, perché in genere le macchine della polizia procedono in perlustrazione con due persone.